Innanzitutto, come gruppo del Movimento 5 Stelle, non possiamo negare un certo disagio a doverci confrontare con te, che sei il Presidente del Consiglio che si riempie la bocca di riforma del lavoro e non ha mai lavorato un giorno della sua vita. Ti conosciamo solo come Presidente della provincia di Firenze, Sindaco di Onorevole Firenze Sibilia, e Presidente del se Consiglio dei riusciamo a Ministri. usare un più formale lei che in Uno quest'Aula di che solito mangia si con la politica utilizza. da sempre, quello che noi del Movimento 5 Stelle combattiamo. Con te che parli di disoccupazione, imponi tasse e poi sappiamo delle vacanze che fai a 1.000 euro al giorno, che è la stessa cifra che serve per sedere alle cene che organizzi. Io già immagino 15 invitati, 15.000 euro, 15 giorni di vacanza. Con te che fai parte di un partito che porta in aula le leggi sullo svuota carceri e poi i suoi membri sono i primi che vanno ad affollare le carceri. Incredibile. Ammetto che si tratta di un'affermazione populista perché tanto voi politici dal carcere vi salvate sempre. Con quale credibilità porterete davanti al Paese, se mai lo farete, una riforma della giustizia se siete i primi ad infrangere le regole? Come si può parlare della difesa delle piccole e medie imprese italiane, che sono il 95% del tessuto economico del paese, quando voi le distruggete mettendovi la mazzetta nella giacca? Perché proprio nel momento in cui i tuoi Onorevole colleghi di Sibilia, partito fanno il gesto di la didascalia alla prego, questo gente, è un dibattito politico. accade Io questo meccanismo. la inviterei, così come la Presidenza si rivolge a lei, con il lei e come ci si rivolge tra colleghi, dandosi del lei, la invito a rivolgersi al Presidente del Consiglio, dando del lei al Presidente del Consiglio. La invito a rivolgersi alla Presidenza, perché lei ha il dovere di parlare all'Assemblea attraverso la Presidenza, e la invito anche ad usare a questo punto un tono consono. Prego. Io avrei auspicato gli stessi rimbrotti quando il Presidente del Consiglio ha pensato bene di offendere il 25% dei cittadini italiani in Parlamento. Comunque, quando accade questo meccanismo di intascamento della tangente, l'imprenditore mafioso, che per comodità chiameremo Buzzi, vince l'appalto con la vostra complicità. E per ogni imprenditore furbo ce ne sono 10 onesti che perdono quel lavoro. Perdine uno oggi, perdine uno domani e le piccole imprese chiudono. I lavoratori vengono licenziati e tornano a casa con un senso di frustrazione. Voi, questo sistema partitico mafioso, siete la loro frustrazione. Mentre noi, che ci tagliamo lo stipendio per aiutarli in modo concreto, siamo una loro boccata d'ossigeno. Questo siamo. La nostra risoluzione prevede un impegno per creare un fondo di garanzia europeo che dia sostegno alle famiglie e alle imprese. Perché non la votate? Se è vero che ci sono i soldi, perché non votate questo impegno? Ma oggi siamo costretti a dover parlare dei grandi successi del semestre europeo appena trascorso. Il 2 luglio a Strasburgo lei disse: il nostro semestre può essere un semestre in cui noi non abbiamo paura di dire che la politica ha una sua dignità. Dignità. Parlavi di dignità, Renzi. Vediamo come si è tradotta questa dignità. Nuovo record di disoccupazione, come già citava Brunetta, il 13%. Nuovo record fallimentare per le imprese. Durante il suo governo ne sono fallite in media 63 al giorno. Debito pubblico italiano aumentato di 23,5 miliardi di euro solo ad ottobre, arrivando a quota 2.157, 74 miliardi in più rispetto allo stesso mese di un anno fa. Nuovo record internazionale di declassamento. Il nostro debito è stato denominato come tripla B da Standard & Poor's, che significa che siamo a un passo dalla spazzatura. Ormai i nostri titoli statali non valgono più nulla. Ecco la dignità politica. Finalmente ci siamo arrivati. Presidente, in Italia ci sono 10 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Se ne rende conto? È anche sua responsabilità. Sono giovani senza un'occupazione per i quali lei non ha fatto niente. Pensionati abbandonati dopo 40 anni di duro lavoro per i quali lei non ha fatto niente. Esodati, incapienti, imprenditori sul lastrico, liberi professionisti paralizzati dalle tasse che il suo governo ha imposto dietro i diktat dei burocrati europei. Secondo Save the Children, la regione dove io sono nato, la Campania, vanta la media nazionale più elevata di bambini in povertà assoluta. Come può pensare un giovane della nostra età oggi di far nascere un bambino in Italia? Questa situazione è anche vostra responsabilità. Il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea ha prodotto il nulla assoluto. Con lo Jobs Act, che non avete naturalmente neanche avuto il coraggio di chiamare con un nome italiano, apre la strada alla nuova generazione di lavoratori a 300 euro al mese, una riforma del lavoro identica a quella imposta dalla Commissione Europea per 3 anni in Grecia, topo di laboratorio per quello che si vuole attuare anche negli altri paesi dell'Europa del Sud. Monti ha definito la Grecia il più grande successo dell'euro. Lei è un degno successore. Nei 6 mesi del suo semestre un risultato però l'abbiamo ottenuto.
e sbaglia chi non glielo riconosce. Abbiamo scelto di seguire la strategia politica estera folle degli Stati Uniti in Ucraina, l'eutanasia economica con le sanzioni alla Russia, sanzioni che si è ritorta contro le imprese italiane, soprattutto quelle del Nord-Est. E ora il Fondo Monetario Internazionale ci ricorda che nelle prossime settimane Kiev avrà bisogno di 15 miliardi di euro per evitare il default. E indovinate chi pagherà? In questi mesi ne abbiamo avuto, e come prova della dignità della politica, scandalo Expo, altro che nutrire il pianeta, nutrire i partiti di tangenti, scandalo Mose, e mentre io sto parlando, nella vostra maggioranza siedono due deputati indagati per finanziamento illecito ai partiti, vergognatevi! Scandalo mafia capitale, tangenti a destra e sinistra, criminalità organizzata, appalti pilotati, politici di destra e sinistra coinvolti, corrotti finiti in manette, indagati, a tavola con i capitani di Casa Monica, con il ministro Poletti che non si fa più vedere perché si vergognerà evidentemente, lo stesso che ha firmato la sua riforma del mercato del lavoro. Sei mesi di presidenza europea al termine dei quali Bruxelles continua a trattarci come un annullo indisponente. Si sarebbe potuto usare il semestre italiano per parlare della corretta gestione dei flussi migratori, rivedere il regolamento di Dublino che voi avete ratificato senza modifiche o soluzioni eque per l'Italia rispetto agli altri paesi. Ed oggi, dopo che la Procura di Roma ha scoperchiato il vaso di Pandora, abbiamo capito il perché. Non avete chiesto il superamento di Dublino 3 perché l'accoglienza degli immigrati è cosa vostra. Sulla pelle degli immigrati e dei Rom ci mangiavate, insieme ai Buzzi, agli Odevaine e ai Carminati. Vergognatevi ancora. Ancora non sei stato in grado di accertarti se alla cena di autofinanziamento del PD fosse presente anche il criminale Salvatore Buzzi. Beh, la notizia te la do io allora. Buzzi non solo era presente, ma ha pagato un tavolo intero per 10.000 euro, come ha messo dal suo braccio destro Claudio Bolla. È forse il caso che dia qualche spiegazione magari al popolo italiano, questo lo potrebbe fare. È in questi casi che mi viene in mente la famosa frase di Indro Montanelli: la corruzione comincia con un piatto di pasta. Mai, mai frase fu più azzeccata. È vero, però è vero, noi siamo l'antipolitica, nel senso che siamo l'antitesi della politica della corruzione, della collusione, della frode fiscale e della mafia, la politica che voi rappresentate, noi siamo l'antitesi. Il nostro paese ha già vissuto una fase come questa. Dopo Tangentopoli è stata già azzerata una classe dirigente nel 92. E a fare il lavoro sporco che ha avviato con Maastricht la via senza ritorno della gabbia dei vincoli europei e dell'euro fu mandato Amato, il dottor Sottile, mister manovra lacrime e sangue. Nome che riesce fuori anche oggi nel vostro gioco delle poltrone per il dopo napolitano al Quirinale. Strano caso. La dissoluzione di un'intera classe politica non deve, tuttavia, essere il pretesto per mandare un Draghi o un altro commissario figlio di Troica, al quale hai già commissariato il tuo cervello politico, caro Renzi, ad imporre il prelievo forzoso dai conti correnti. Onorevole Sibilia, per favore. Io sto avvisando gli italiani di un pericolo, caro Presidente. O il TTIP, l'area di libero scambio con gli Stati Uniti, misure straordinarie che nessun governo democraticamente eletto può giustificare al suo elettorato. Ma è qui che viene il bello, perché rispetto al 92 in Italia qualcosa è cambiato. Nelle istituzioni c'è un movimento di cittadini che contrasta giornalmente l'arrivo di un emissario diretto di Draghi, della Merkel, di Juncker o Lagarde, con la stessa forza con cui stiamo denunciando le ruberie di mafia capitale. C'è un movimento che punta dritto alla sovranità monetaria, punta dritto ad uscire dalla gabbia monetaria e che in un solo weekend ha raccolto già le firme necessarie per una proposta di legge popolare che istituisca un referendum per uscire fuori dall'euro. Mai nessun popolo al mondo ha potuto decidere della propria moneta. Grazie al Movimento 5 Stelle gli italiani possono farlo. Ridenominare il debito pubblico in una nuova moneta associata al valore della nostra economia, creare una moneta di proprietà dello Stato italiano, non è anacronismo, è realismo. Un movimento che punta dritto al reddito di cittadinanza, 780 euro ai maggiorenni che non hanno lavoro e hanno voglia di cercarselo. Noi rifutiamo l'assunto per cui gli italiani non sono in grado di governarsi da soli. Certo, i partiti hanno dato questo esempio al mondo, ma noi, nei fatti, siamo diversi. Se c'è il buio, sentiamo il dovere di indicare la luce. Dove ci viene detto che non è possibile, noi ci proviamo. Dove gli altri partiti risultano indagati e invischiati, noi risultiamo puliti. E questo per noi, caro Presidente, è un valore. Il prossimo passo deve essere quello di recuperare la nostra sovranità psicologica, come spiega bene Vladimiro Giacchè.
Per troppo tempo la classe politica e i media collusi ai poteri finanziari ci hanno fatto il lavaggio del cervello e ci hanno imposto un odio nei confronti di noi stessi e un'adorazione del vincolo esterno come l'unica soluzione ai nostri problemi. Atteggiamento che hanno fatto credere che al popolo, che il più Europa sia l'unica soluzione. Ma la verità è che qualcuno di voi si sta anche accorgendo in questi giorni che siete diventati il partito della Troica e avete abbandonato i bisogni della gente. Qualcuno di voi ha capito che l'euro va superato e questo è un fatto. Stamattina alle 9.14, Presidente, lei parlava di un bivio, ha ragione. Oggi l'unica scelta da fare è tra il modello che ci proponete voi di dittatura finanziaria destinato al fallimento certo e quello che proponiamo noi, ovvero un modello di democrazia diretta, di distribuzione delle risorse verso una strada che porti alla sovranità popolare. Venga in mente queste parole. Grazie. Presidente. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Amendola, ne ha facoltà.